E a questo punto do la parola a Edo Ronchi per la relazione sullo stato della green economy in Italia. Buongiorno. Questa relazione si basa su un'indagine che punta a valutare il peso delle imprese green in Italia. La rilevazione è stata coordinata dalla dottoressa Vaccaro del Censis, effettuata tra aprile e maggio di quest'anno da Pragma SRL con un campione rappresentativo. Questa prima indagine si basa su una classificazione delle imprese Core Green e Go Green. Le Core Green sono quelle che secondo Eurostat sono le EGS, cioè le Environmental Goods and Services Sector, sì, cioè il settore delle imprese ambientali, di beni e servizi. E le Go Green invece sono le imprese che, pur non producendo beni e servizi ambientali, hanno adottato modelli green di business, secondo la raccomandazione, fra gli altri, dell'OCSE di vedere il processo di green economy anche come processo ampio di greening, appunto, delle imprese e non solo di quelle del settore ambientale. Ecco il primo dato: le imprese italiane core green sono il 27,5% del totale delle imprese dei cinque settori indagati: agricoltura, industria, edilizia, costruzione, commercio, alberghi, ristorazione e altri settori compresi i trasporti. Quelle go green sono il 14,5%, quindi sono numeri veramente importanti. Oltre i 50 addetti, le imprese core green calano praticamente dimezzano. Cosa vuol dire? Che le imprese core green, beni e servizi ambientali distribuiti nei vari settori, sono soprattutto le imprese piccole, sono la caratteristica del sistema produttivo italiano, però nelle imprese green questa caratteristica è più accentuata, vuol dire che sono ancora imprese giovani. Le go green invece, quelle che applicano green business, sono anche di dimensione medio e grandi, con una buona percentuale, anche oltre i 50 addetti. Le imprese agricole fanno eccezione. Le imprese agricole sono sia core green in particolare, ma anche go green, più verdi mano a mano che cresce la dimensione aziendale, perché quelle oltre i 29-30 ettari sono core green ben il 52,8%. Vuol dire che nell'agricoltura italiana, e nell'anno di Expo un po' l'abbiamo visto, le imprese green sono consolidate, ormai sono prevalenti. L'industria, anche se sono soprattutto piccole le imprese, sono il 35,4% del totale dell'industria. Sono articolate in moltissime attività ormai e in diversi settori della nostra industria, ma anche le go green, cioè le imprese che hanno adottato un modello green di business, sono in numero consistente 25,8%. E il go green è una classificazione che adotta una griglia di 10 indicatori. Per passare la griglia bisogna rispettarne almeno 8, quindi sono criteri piuttosto rigorosi di valutazione. Nell'agricoltura, ve lo stavo già dicendo, il 40,6% delle imprese sono core green, cioè sono biologiche, sapete che nel biologico siamo fra i leader europei, ma anche quelle che hanno adottato coltivazioni e allevamenti di specie autoctone, buone pratiche sostenibili finalizzate alla conservazione della biodiversità, della varietà, della tipicità. Ormai le attività agricole, anche multifunzionali, di buona qualità ecologica, non sono più una rarità. Le imprese go green, cioè oltre a quelle core green, sono il 15,5% in agricoltura. L'edilizia e costruzioni, devo dire, questo è il dato che un po' mi ha sorpreso, il resto no. Il 38,8% in questi anni di crisi, quando le difficoltà dell'edilizia tradizionale sono note, la difficoltà del mercato immobiliare, quindi difficoltà di realizzare nuove costruzioni, queste difficoltà hanno spinto molte imprese edili a orientarsi verso un indirizzo green,
a partire da quelle della ristrutturazione energetica degli edifici, ma si è fatta strada anche edilizia di qualità che punta alla riqualificazione di edifici energeticamente efficienti, ma anche con soluzioni e materiali ecologici. Le Go Green sono invece un po' meno sotto la media, ma comunque ci sono al 12,6%. Ma è interessante di questa analisi che anche nei settori, chiamiamoli, meno frequentati dal green, e cioè commerciale, alberghiero oppure altri servizi, le imprese green sono presenti in maniera significativa. Core Green al 12,8, Go Green al 16 nel commerciale alberghiero, negli altri servizi 19,5 e Core Green e il Go Green un po' di meno. Che è successo durante la crisi? Questo è un dato interessante, un po' avevamo avuto il sentore, però qui c'è una conferma piuttosto consistente. Alla domanda avete aumentato il fatturato, le imprese green rispondono che hanno aumentato per il 21,7, 22 quelle Go Green, le altre imprese il 10. Cioè l'aumento di fatturato nelle imprese green è in percentuale doppia delle altre imprese. Vuol dire che hanno sicuramente reagito meglio e prima nella crisi. Oh, la crisi c'è stata, perché quelle che hanno diminuito il fatturato ci sono anche fra le green, non è che la crisi è passata sopra. Però anche quelle che hanno diminuito il fatturato sono il 31% delle green, sia core che go green, e il 40,9%. Quindi ci sono circa 10 punti di differenza, che sono una differenza sicuramente significativa. Le aspettative di crescita durante le interviste che sono state fatte nel maggio 2015 sono salite, vi ricordate che erano quelle il 21 e il 22 quelle che avevano aumentato il fatturato, e mentre hanno migliorato le aspettative di crescita di circa 10 punti, al 29% rispetto al 21 del 2014 le core green, e quelle critiche invece sono scese al 28,8%. Le go green sono un po' diminuite le critiche, ma erano già migliori prima delle altre. C'è una grossa percentuale di stazionalità, però tiene conto del buona crescita che c'era già stata nel 2014. Come si riassume? Che le imprese green a metà di quest'anno hanno quindi aspettative di crescita migliori delle altre imprese. Una delle ragioni è perché le imprese green, il dato non è fortissimo perché abbiamo meno del 20%, però dovete sempre tenere presente la dimensione piccola prevalente delle imprese italiane. Però è quasi il doppio delle altre imprese. Le imprese green esportano quelle core green per circa il 20, quelle go green sono quelle più dinamiche ovviamente, addirittura per il 26,5, a fronte delle altre imprese che esportano solo per il 12%. Ripeto, tenete presente la dimensione largamente prevalente di piccole imprese fra le imprese italiane. Però è un segno importante questo, che sono più dinamiche le imprese green e esportano di più. Questa indagine quindi documenta in maniera chiara, io vi ho dato i dati principali, avete avuto però la relazione, potete approfondirli, che le imprese green in Italia sono una realtà consolidata e in crescita. I decisori politici e le organizzazioni delle imprese ne sono consapevoli. Vediamo le tematiche strategiche per la green economy in Italia, per avere un quadro un po' più esteso della tendenza nella green economy italiana. Cominciamo con le rinnovabili. Nel 2013 le rinnovabili sono diventate il 37,2% della produzione di elettricità. La prima fonte, il gas, era al 30%, c'è stato il sorpasso nel 2013 dell'elettricità prodotta da rinnovabili, come vedete dai dati. Attenzione però, le rinnovabili, nonostante questa buona performance durata anche il 2014, sono ora in forte difficoltà, e l'origine delle difficoltà sono questi istogrammi
che vi dicono, guardate, nel 2011 la nuova potenza rinnovabile installata in Italia era pari a 11.114 nuovi megawatt. Nel 2013 sono già scesi a poco più di 2.000 e rotti, ma nel 2014, cioè l'anno scorso, siamo scesi a 675 megawatt. E purtroppo la politica di taglio degli incentivi è stata troppo drastica, lo segnala perfino l'OCSE nel suo rapporto, l'ultimo di quest'anno, e cita due esempi negativi di gestione degli incentivi: l'Italia e gli Stati Uniti. Siamo in buona compagnia, comunque siamo citati anche nel rapporto OCSE. Non che non esistesse il problema, bisogna essere onesti fra di noi, gli incentivi sono stati troppo abbondanti e non si poteva sovraccaricare le bollette. Tuttavia si poteva e si doveva avere una riduzione più graduale e soprattutto compensata con altre misure che non provocassero questo calo drastico. Altre misure riguardano dispacciamenti, gli accumuli, le connessioni, favorire la generazione distribuita, insomma misure, le procedure che vengono utilizzate e via dicendo, anche un po' più di investimento nella ricerca. E al punto che, mi spiace dirlo perché il dato non è ancora ben conosciuto, coi dati di settembre noi avremo nel 2015, dopo anni di crescita ininterrotta dell'elettricità prodotta con fonti, elettricità non potenza, quello che vi ho fatto vedere prima è la potenza, avremo un calo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia dopo una crescita che è durata fino al 2014. Il calo è il prodotto di un forte calo, per ora è circa 10 terawattora dell'idroelettrico, e un aumento della richiesta in rete della elettricità per via dell'estate molto calda e della ripresa economica, e questo aumento della richiesta dell'elettricità in rete ha provocato anche qui per la prima volta dopo tanto tempo, anche perché è caduto il prezzo del petrolio e ha trascinato in basso il prezzo del gas, abbiamo avuto un aumento della produzione di elettricità da fonte fossile. Quindi noi abbiamo certamente dei trend positivi anche dalle emissioni, come vedremo poi, abbiamo rispettato Kyoto e siamo a meno 21%, però dobbiamo stare attenti da adesso in poi, perché se questo trend di riduzione dell'elettricità da fonte rinnovabile non viene corretto e torna ad aumentare la produzione di elettricità da fonte fossile, come è accaduto nel 2015, noi rischiamo di compromettere gli ottimi risultati raggiunti fino al 2014. Ed è questo un allarme che intendiamo sollevare presentando questa relazione sullo stato della green economy. Durante la lunga recessione in Italia il fabbisogno di energia è calato più del PIL ed è quindi diminuita l'intensità energetica. Dal punto di vista dell'intensità energetica l'Italia è fra i paesi migliori dell'Europa. Ci sono stati buoni risultati per gli interventi per l'efficienza energetica a partire dai certificati bianchi, anche le detrazioni fiscali. I certificati bianchi hanno concorso per il 65% a questa riduzione dei consumi di energia di 7,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dati consuntivo 2013, le detrazioni fiscali per il 12%, gli standard degli elettrodomestici per il 3% e i trasporti per il 13%, nei nuovi edifici solo il 3%. Abbiamo quindi potenziali importanti dell'efficienza energetica ancora da utilizzare in tutti questi settori. Dicevo prima, la riduzione dei gas di serra dal 90 al 2014 in Italia è del 21%, il dato del 2014 è una stima nostra, finora le nostre stime sono state azzeccate, compresa quella contro la quale qualcuno aveva polemizzato. Vi ricordo che siamo stati fra i primi nel 2012 a dire che avremmo rispettato il protocollo di Kyoto. Qualcuno disse non è vero, ci fu una polemica e adesso è certificato che l'Italia ha rispettato il protocollo di Kyoto.
siamo a meno 21, certo c'è stato un calo del PIL come vedete dal 2008, però le emissioni di gas serra sono calate più del PIL, perché è diminuita l'intensità carbonica, cioè l'emissione per unità di PIL. Questo è un segno, diciamo, di virtuosità del sistema, soprattutto energetico. Anche i trend della circular economy, cioè la produttività delle risorse misurata come valore aggiunto per unità di materia consumata, è in disaccoppiamento in assoluto in Italia e il dato italiano è migliore della media europea. Quindi usiamo in maniera più efficiente sia l'energia che i materiali. Anche questo è un trend positivo. L'Italia è un paese riciclone, ricicla 84 milioni di tonnellate, il 72% dei rifiuti speciali. Noi utilizziamo questo dato in accordo con ISPRA, non mettiamo in questo dato anche il recupero degli inerti per via del sistema che adottiamo in Italia per il recupero degli inerti, diciamo che non è fra i migliori, perché utilizziamo molto come recupero i riempimenti e le rimodellazioni. Sarebbe meglio, diciamo, un recupero degli inerti più efficiente dal punto di vista della gestione del materiale. In Italia la raccolta differenziata è cresciuta a 13,4 milioni di tonnellate, al 45% nel 2014, il 45,2% è una buona media, il 56,7% del nord è ancora meglio. In Italia, tuttavia, i margini per migliorare sono ancora significativi. Ancora mandiamo 9 milioni di tonnellate di rifiuti urbani in discarica. Però questo è un valore medio nazionale. Guardate la differenza pro capite di rifiuti smaltiti in discarica del grafico. Abbiamo molte regioni che hanno ancora quantità vicine alla maggior parte, vicine alla maggioranza, smaltiti in discarica. Quindi, in vista della nuova direttiva, spero che ce ne parli poi l'onorevole Bonafè, quella che prende il nome di pacchetto della circular economy, cioè la parte normativa sui rifiuti, che sicuramente porterà miglioramenti nell'impegno per il riciclo, il primo provvedimento che bisognerà prendere in Italia è quello del recupero delle parti arretrate, perché se noi portassimo tutta l'Italia a livello dei migliori avremmo già ampiamente superato il 50% di avvio al riciclo. Purtroppo c'è questo squilibrio. Non ho tempo qui per sviluppare l'argomento, ma è comparsa nei giorni scorsi sui giornali l'affermazione che l'aumento della raccolta differenziata avrebbe aumentato il costo della gestione dei rifiuti urbani in Italia. Hanno usato un sillogismo per fare questa affermazione, cioè siccome la raccolta differenziata è aumentata e siccome il costo di gestione dei rifiuti è aumentato, quindi l'aumento della raccolta differenziata comporta un aumento del costo della gestione dei rifiuti. Assolutamente sbagliato, perché l'erba vive e anch'io vivo, ma io non sono erba. Hanno usato questo meccanismo di efficacia comunicativa, ma assolutamente sbagliato. Chi conosce i dati di dettaglio ben pubblicati e commentati da ISPRA sa che, grazie anche alla gestione virtuosa dei nostri consorzi che hanno mantenuto i contributi e quindi col contributo ambientale hanno contribuito ad abbassare le tariffe comunali, il chilogrammo abitante raccolto in maniera differenziata costa meno del chilogrammo smaltito in discarica. I comuni che hanno i livelli più alti di raccolta differenziata hanno costi abitante anno minori dei comuni che hanno livelli più bassi o molto bassi di raccolta differenziata. Comunque margine di miglioramento c'è e attenzione a centrare i problemi veri che riguardano le zone ancora arretrate e anche il tema di migliorare le attività di riciclo, in particolare il tema dell'end of waste che funziona poco e ancora abbiamo carenze normative abbastanza diffuse e quindi, fatte le raccolte differenziate, non sempre si riesce a riciclare nella maniera più efficace ed anche economicamente più conveniente.
l'eco, nel senso di ricollocare i prodotti del riciclaggio. Durante la recessione sono cresciuti, e questo è un dato veramente, per me mi ha impressionato, con l'etichetta ecologica, l'ecolabel è cresciuto del 407% in Italia dal 2008 al 2020, cioè moltiplicato per 4. È proprio la conferma che durante la recessione le imprese italiane, in maniera significativa, perché stiamo parlando di 19.500 prodotti, hanno puntato sulla qualità ecologica per conquistare nuovi mercati o comunque reagire al crollo o al calo forte dei consumi e al sfondare di più sui mercati esteri. E anche le registrazioni EMAS hanno fatto registrare appunto un incremento del 60% in Italia. Come prodotti e imprese certificate siamo fra i leader europei, ma purtroppo la spesa pubblica nella ricerca ai fini ambientali è troppo bassa. Ecco, qui bisogna capire che da comunque la si prenda, questo dato deve segnare un piccolo allarme. Spendiamo troppo poco, troppo meno dei leader Germania, Francia, Austria, come vedete, per i fini ambientali. Questo è sicuramente un dato che va migliorato. Non si può non parlare dell'esposizione dell'Italia al cambiamento climatico. La green economy si pone anche l'obiettivo di tutelare il capitale naturale e i servizi ecosistemici, quindi attenzione al territorio, e questo è un monito anche perché l'Italia sia in prima fila per contrastare la crisi climatica. Mi fa molto piacere le cose che ha detto il ministro Galletti nell'apertura della fiera in questa direzione. E penso che vada varate linee nazionali vincolanti per il governo e l'assetto del territorio, perché ciò che si investe in prevenzione e riduzione del rischio poi si ottiene come vantaggio nella riduzione del danno. A noi queste alluvioni ci sono costate 3 miliardi e mezzo l'anno scorso, è un valore solo per gli interventi di emergenza, è un valore anche economico la tutela e la prevenzione. Bisogna fermare il consumo di suolo nuovo, come giustamente diceva il Presidente della Regione Emilia-Romagna, bisogna rivedere il governo della rete idrografica, non la faccio lunga, bisogna migliorare la gestione delle infrastrutture verdi. Il capitale naturale è una risorsa molto importante per la green economy, è di grande importanza in Italia, storico, culturale, paesistico, per il nostro turismo, per la qualità della vita e anche per il nostro tipo di sviluppo. Come vedremo poi in una delle sessioni oggi pomeriggio e anche nella policy recommendation di domani, noi come struttura dei Stati Generali puntiamo anche a un ruolo più attivo nelle imprese, nella tutela e nella valorizzazione del capitale naturale. Lo sviluppo della green economy nell'agricoltura italiana. Beh, nell'anno di Expo, che penso darà una spinta importante alla qualità dell'agricoltura italiana, non si può non marcare un punto forte della green economy. Quest'anno, in occasione di Expo, il Consiglio nazionale della Green Economy ha lanciato il manifesto della Green Economy nel settore agroalimentare, ha incontrato un forte riscontro nel settore proprio perché c'è un terreno fertile, le produzioni agroalimentari di qualità certificate, l'agricoltura biologica, l'agricoltura comincia ad essere multifunzionale, molto attenta alla valorizzazione e tutela del territorio, e anche le energie rinnovabili stanno facendosi strada non in competizione ma a fianco alle attività agricole. La mobilità sostenibile. La vicenda Volkswagen, lo scandalo Volkswagen chiarisce che con l'ambiente non si scherza, chi scherza si brucia le mani, e sarà anche una forte spinta verso una mobilità più sostenibile in tutta Europa sicuramente, ma anche da noi. Noi abbiamo dei segnali contrastanti, l'utilizzo di trasporti elettrici con carburanti a minore impatto è cresciuto dal 6,6 al 12,6 nel 2014, abbiamo ripreso il primato nella produzione di biciclette in Italia dal 2013, il car sharing sta sfondando, è passato da 700 auto a 6.000, ancora numeri non enormi, però
cominciano a farsi vedere, almeno nelle grandi città, a partire da Milano e anche a Roma, ma poi in una serie di città medie. Nonostante questo, è rimasta stabile l'offerta in pochi chilometri del trasporto pubblico urbana e addirittura calata, anzi. Le emissioni di gas serra nei trasporti, a differenza, ricordiamo, il meno 21% le emissioni nazionali, nei trasporti invece sono rimaste stabili. Questo è un segno che è un po' il nostro tallone d'Achille, il settore dei trasporti dal punto di vista delle emissioni di gas serra. E gli investimenti in opere strategiche in Italia continuano ad essere troppo sbilanciati sulla mobilità extraurbana, e anche i trasferimenti dello Stato, qui si risente ovviamente della difficoltà del debito e della spesa pubblica, ma questo si ripercuote in maniera molto forte sui trasporti pubblici locali, ridotti del 12% dal 2010 e del 2012, e l'acquisto dei nuovi autobus addirittura calati del 95% dal 97 al 2001 al quadriennio 2012-2015. Alcuni spunti internazionali. Alla vigilia della conferenza di Parigi sul clima si fa un po' il punto sugli impegni che hanno assunto i governi, raffrontando questi impegni alla traiettoria dei 2 gradi. E abbiamo questa tabella pubblicata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia proprio un mese fa, mi pare, comunque recentissima. Cosa dice questa tabella? Ha misurato, sapete che a Parigi si arriva con gli impegni che i governi hanno comunicato in anticipo come loro impegni di riduzione delle proprie emissioni al 2030. Purtroppo la somma di questi impegni rispetto a emissioni di 38,2 miliardi di tonnellate di CO2 porta ancora un aumento a 41,9 miliardi di tonnellate, quindi sono assolutamente insufficienti, ci dice l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Occorrerebbe almeno una riduzione ponte a 35,8 miliardi. È interessante anche la scaletta che propone l'Agenzia Internazionale. Bisogna ridurre l'intensità dell'energia primaria da 2,36 a 2,1 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata equivalente di olio, l'intensità del PIL, occorre ridurre la CO2 per unità dell'elettricità, che resta un settore strategico, questo è importante anche per noi per quel trend preoccupante del 2015. Nei trasporti bisogna fare di più per i passeggeri delle auto. La emissione di CO2 per chilometro vanno ridotte da 155, qui il taglio che viene chiesto è molto drastico, a 90, e anche la intensità totale della domanda di combustibile dei trasporti, anche questa va ridotta, e quindi bisogna aumentare la quota rinnovabile oppure la quota di carburanti a minore emissione di CO2, quindi il gas. Sul residenziale bisogna anche qui fare di più, ci sono margini importanti di riduzione, e quindi ci dà un quadro internazionale, l'Agenzia Internazionale, da monitorare con attenzione, perché il sistema energetico mondiale, per diventare sostenibile per il clima, perché noi stiamo monitorando la crescita delle rinnovabili, siamo contenti degli investimenti, però il quadro complessivo continua a essere dominato dal petrolio, che è il 31,2%, dal carbone, che è aumentato a livello internazionale al 29,2%, e dal gas. Quindi l'81,6% della domanda mondiale di energia è soddisfatta con combustibili fossili. Le rinnovabili soddisfano il 13,7% dell'energia primaria e il 21,6% del consumo di elettricità. Il dato preoccupante è che il carbone resta la principale fonte mondiale per produrre elettricità. Il 41,4% dell'elettricità mondiale è prodotta con il carbone. Quindi la rivoluzione energetica è solo all'inizio, altro che sedersi sugli allori, c'è un sacco di strada da fare. Nel settore dell'energia elettrica l'Agenzia Internazionale ci dice
che guardate che l'80% delle emissioni fino al 2035 sono già determinate dalle centrali e dagli impianti in servizio e in fase di realizzazione. Una nuova centrale a carbone inquinerà per 50-60 anni. Quindi almeno una parte, se vogliamo essere coerenti con la traiettoria dei 2 gradi, dovremo fermare una parte di centrali a carbone prima che esauriscono la loro vita, chiamiamola utile, perché i numeri sono numeri. Inoltre, se gli obiettivi internazionali di mitigazione del clima devono essere raggiunti, l'80% degli investimenti, ci dice l'Agenzia Internazionale, in centrali elettriche dovrebbe essere impiegato per tecnologie rinnovabili dopo il 2020 e il 90% dopo il 2025. Queste sono le grandezze con le quali ci dobbiamo misurare. Veramente dice low carbon, non solo rinnovabile, come sapete l'Agenzia Internazionale è aperta anche al nucleare, ma il nucleare, a parte come la si pensi, come abbiamo visto prima, non l'ho commentato il dato, ma è in calo perché costa troppo e rimane insicuro, quindi diciamo è una fonte sulla quale ormai non scommette quasi più nessuno. E vorrei concludere citando il documento dell'OCSE, che è molto interessante anche perché poi guiderà la nostra discussione sia nelle sessioni di lavoro sia nella policy recommendation che è stata elaborata dai gruppi di lavoro del Consiglio nazionale e che riprende, è stata un'elaborazione parallela, ma noterete una forte coincidenza perché questa pubblicazione dell'OCSE è del mese scorso. Il nostro lavoro nei gruppi di lavoro degli Stati Generali è cominciato all'inizio dell'anno e è proceduto per tutto l'anno, ma i due documenti si parlano, più o meno hanno gli stessi indirizzi. Il primo indirizzo, dimenticavo di dirvi che l'OCSE ha aggiornato la strategia sulla Green Growth che aveva elaborato nel 2011, dice il 2011 è questa, aggiorniamole, quali sono le priorità sulle quali puntare e ne indica, diciamo ne abbiamo estratte noi 6 per ragioni di sintesi. La prima è vincere la sfida del cambiamento climatico. E come dice l'OCSE vincere la sfida? Bisogna che i prezzi del carbonio diciamo siano corrispondenti ai danni che il carbonio sta producendo. Attualmente i prezzi del carbonio sono insufficienti per incentivare le tecnologie low carbon e per influenzare in modo significativo il comportamento dei consumatori. Quindi bisogna indicare al mercato che il costo delle emissioni di gas serra aumenterà progressivamente. Questo è un punto strategico per incoraggiare quindi le aziende ad abbandonare i combustibili fossili. Non è solo una predica, perché l'OCSE dice poi anche tutti, li commenta uno per uno. Nel 2014 40 paesi e 20 amministrazioni territoriali, molto buona l'idea di un gemellaggio California Emilia-Romagna, cioè anche le iniziative territoriali sono importanti, hanno messo un prezzo esplicito sulla CO2, è un processo quindi in atto. Gli altri temi che sottolinea come strategici per la green economy oltre al clima, l'OCSE, sono l'acqua, i rifiuti e i trasporti, che vanno considerati i settori ai quali dedicare maggiore attenzione. L'acqua sia dal punto di vista della qualità dell'acqua, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ma anche i rischi di inondazioni, queste alluvioni ormai stanno veramente devastando un sacco di paesi, insieme alla siccità aggravata dai cambiamenti climatici. E il consumo di materia continua ad aumentare, occorre accelerare la transizione verso un'economia circolare che è un pilastro decisivo di una green economy. Più efficiente nell'impiego delle risorse, quindi ridurre la produzione di rifiuti e aumentare il riciclo. Il volume dei trasporti su strada è destinato ad aumentare in modo insostenibile, al 2050 del 60% nei paesi OCSE, di ben 4 o 5 volte in altri paesi. Qui c'è proprio un punto di debolezza strategica, bisogna puntare con molta più decisione su una mobilità sostenibile. Terzo indirizzo strategico, eliminare gli incentivi negativi per l'ambiente e sviluppare una fiscalità ecologica più evoluta.
Riflettere i costi ambientali generati dall'economia aiuterebbe a cambiare il comportamento dei produttori e dei consumatori. E bisogna eliminare, si dice certo la carbon tax è onerosa, però cominciamo a eliminare e a riallocare i sussidi negativi, quelli che sono negativi per l'ambiente, togliendoli e riallocandoli in funzione positiva. E qui c'è la sberletta sui miliardi sulle rinnovabili, hanno prodotti effetti, ma bisogna stare attenti perché esitazioni politiche, stop and go, revisioni, sono parole dell'OCSE, retroattive degli incentivi, hanno fatto perdere slancio all'innovazione green e, come vi dicevo, cita come esempio negativo l'Italia e gli Stati Uniti. Rafforzare e valorizzare le infrastrutture verdi, servono strumenti politici più ambiziosi ed efficaci, compresi quelli che favoriscono i finanziamenti e il coinvolgimento del settore privato. Le infrastrutture verdi non sono solo un interesse dell'investimento pubblico e dello Stato, ma anche delle imprese, anche del settore privato. Progettive in materia di capacità di analisi anche delle implicazioni e del valore economico delle infrastrutture verdi, della biodiversità e dei servizi forniti dagli ecosistemi. L'ecoinnovazione, e qui non ci piove, è il principale driver della green economy e quindi occorre, come si fa a stimolare l'ecoinnovazione? È un po' ricorrente questo tema, attribuendo alle esternalità ambientali il giusto prezzo per incentivare le imprese a investire nell'ecoinnovazione. Le piccole e medie imprese vanno sostenute perché devono affrontare sfide particolari nell'adozione dell'innovazione green e spesso hanno scarsa capacità di sperimentazione. Occorre supportare l'affermazione di nuovi modelli di business e facilitare le start-up, la nascita e la crescita di nuove imprese green. Concorrenza leale, perché devono poi fare fronte alle imprese tradizionali con tecnologie green innovative e facilitando l'accesso ai finanziamenti e al credito. Sesto punto, puntare sullo sviluppo di una green economy anche per il rilancio dell'occupazione. Sapete, la green economy si pone come miglior benessere, più inclusivo, il tema della qualità sociale dello sviluppo è un tema presente. E la green economy ha maggiori potenzialità anche di occupazione. L'occupazione green, consistente in crescita, può essere quindi un motore di rilancio, in particolare, dell'occupazione giovanile. Iniziative pubbliche, ovviamente, per rispondere alla domanda di competenze verdi con la formazione di adeguate e corrispondenti professionalità. E ecco, dice l'OCSE, attenzione agli attori locali. Sono importanti anche per la trasformazione green delle competenze e per attivare processi importanti dal punto di vista dell'occupazione, in particolare dell'occupazione giovanile. Quindi quello che viene, come avete potuto ascoltare, è un quadro dinamico con punte avanzate della green economy italiana e qualche difficoltà. Però l'impressione è quella che nella ripresa economica finalmente in atto la green economy italiana possa essere un motore formidabile per consolidare e qualificare la ripresa. È un po' questo il tema sul quale vorremmo accendere l'attenzione con gli stati generali della green economy di quest'anno. Stiamo parlando non più di un settore, diciamo, importante ma non centrale, ma di un'ottica, di un orizzonte generale per il sistema paese che è in grado di costituire un motore di riqualificazione e di consolidamento di questa ripresa e anche di una migliore qualità e stabilità della ripresa economica in atto. Grazie per l'attenzione. Grazie a Edo Ronchi.